Beh, oggi 27 ottobre concludiamo su questa linea la stagione 2013. Dico solo stagione 2013 perché il futuro potrebbe essere diverso da quello ipotizzato ancora poco tempo fa. Infatti il futuro di questa linea turistica non è ancora stato definito nei dettagli. Ricordo che la decisione spetta al governo svizzero, quindi al Consiglio federale, e sarà una decisione politica che però non è imminente, sarà presa in ogni caso entro metà dicembre. Noi speriamo di avere oltre il nostro deposito officina, che diventerà una specie di museo, anche magari qualche chilometro di ferrovia ancora su cui poter circolare. In ogni caso io ho sempre detto che è sempre meglio essere positivi quando parliamo di questa linea, e vorrei ripetere che quest'anno abbiamo, oramai facendo la somma di tutte le persone che hanno viaggiato su questa linea in questi 19 anni di esercizio, le persone che sono salite sui nostri treni, i nostri viaggiatori, sono stati quasi 50.000, quindi per il nostro club è una scommessa assolutamente vinta, grazie anche all'interesse di chi è venuto a visitarci, che è salito sui nostri treni, sia dalla Svizzera, sia dall'estero e sia anche d'oltremare. Vorrei ricordare che sono stati parecchi anche giapponesi, statunitensi, russi, ad esempio. Thank you.
Vorrei ricordare che il nostro club è un'associazione come tante altre, anche se è iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino. È un'associazione che si basa sui contributi di un centinaio di soci e soprattutto su poche persone che assicurano il funzionamento, sia come macchinisti, manovratori, che sono tre, sia come il nostro Sergio, specialista meccanico, che assicura la manutenzione, sia chi dà una mano per le relazioni pubbliche o per altri lavori sussidiari. In ogni caso è da precisare che è un tipo di esercizio di tipo turistico, l'unico che a nostro avviso si giustifica in una valle non molto popolata. La Mesolcina e la Calanca hanno assieme meno di 8.000 abitanti e quindi non è immaginabile un ritorno al trasporto pubblico di persone o di merci per ferrovia. Il nostro contributo, magari modesto, visto da certe persone, secondo noi abbastanza significativo per il turismo della valle, è stato concreto e basta guardare anche oramai i siti su internet, i contributi anche filmati che ci sono, che danno un'idea della presenza di questa nostra ferrovia mesolcinese in funzione dal 3 giugno del 1995 nella sua struttura attuale, quindi struttura esclusivamente turistica. Ho sperato fino all'ultimo di poterla salvare, perché io dico è una ferrovia che dopo 100 e passa anni, dopo un secolo di poco più di vita, ancora da dare, ancora diciamo di fare qualche cosa, serve ancora, diciamo così, e non si può buttare via a rottame, diciamo così, 106 anni di storia in cui la ferrovia di Mesolcina ha saputo, una delle più povere valli esistenti nelle Alpi centrali, diciamo reti con le pontine, ha saputo dare un avvenire, darci una struttura economica e poi venire incontro allo sviluppo della valle stessa. Certo che non è solo atmosfericamente un brutto giorno, ma questo è anche, diciamo così, affettivamente, sentimentalmente, è un giorno che sa più di funerale che, diciamo così, che di un giorno, di una domenica trenistica qualsiasi. Io dico questo, che si traggano le conseguenze da quello che succede oggi, che non si può alienare un bene che è di tutti così ultra gratuitamente, e questo per colpa di autorità, per colpa di gente che non sa neanche cosa il problema chiede.